Nel pomeriggio, a sostegno del candidato presidente del centro-sinistra Carlo Costantini, arriverà il senatore del Partito Democratico Ignazio Marino, presidente della commissione d'inchiesta sulla sanità. Un terremoto giudiziario, un'inchiesta che decapita il vertice della giunta regionale abruzzese. Il governatore Del Turco e due assessori, quello alle attività produttive Antonio Boschetti e quello alla sanità Bernardo Mazzocca. Stasera alle 18.30 al Parco Archeologico della Civitella il senatore Ignazio Marino, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, partecipa ad un incontro promosso dal Partito Democratico al quale siamo le competenze per riformare la sanità regionale, per rispondere alle esigenze dei cittadini e dei territori, per valorizzare la professionalità degli operatori. Sono accorto che una parte della maggioranza, a partire da Paolini, che ha preso il posto da vicepresidente, lavoravano per un'altra idea. Quindi non capisco come si possa parlare di trasparenza e moralizzazione. Ma quello che leggo, il PD mi ha aiutato a perdere, non a vincere, perché fondamentalmente ha dimezzato il risultato delle politiche in alcune città, è giunto a livelli incompatibili con qualunque risultato accettabile o ipotizzabile. Penso alla città di Chieti, con una giunta di centrosinistra del PD, un sindaco del PD, un presidente del Consiglio Comunale del PD, una giunta provinciale con esponenti del PD di Chieti, consiglio provinciale esponenti del PD di Chieti, un parlamentare, un senatore di Chieti, e lì il Partito Democratico ha preso il 12%, cioè mi sembra che abbia preso meno voti della sua stessa classe dirigente, evidentemente quel dato. A Chieti invece la provincia ottiene 11 seggi e Marofebbo fa l'asso, piglia tutto.